Allora, un commento dalla Presidente del Movimento Radicali Italiani, Laura Arconti. Commento in che senso? Un commento a questi lavori, come ti è sembrato questo comitato? Ma bisognerebbe che qualcuno sentisse, e Radio Radicale l'ha pubblicato ieri sera stessa, che qualcuno sentisse il mio intervento durante la direzione ieri sera, che è stato un po' una specie di confessione di vita. E a un certo momento ho detto che io, quando ero molto giovane, gli amici del mondo, facevo parte di questo, e consideravo appartenere al Partito Radicale far parte di una elite. Mi trovavo intorno a persone che trovavo assolutamente intelligenti, più intelligenti di me, più colte di me, più preparate di me. Mi sentivo far parte di qualcosa di importante che avrebbe avuto un significato non solo nella mia vita, ma intorno a me. Ho anche detto che col passare degli anni ultimamente non mi sentivo più tanto sicura di far parte di un'elite, perché c'erano stati degli arrivi non all'altezza della situazione. Ho anche precisato che tutte le volte che io non ero d'accordo con alcuni compagni, non mi veniva istintivamente di dire questo non ha ragione, questo è matto, questo sbaglia. Mi veniva di dire non sono all'altezza di capire, vediamo se riesco a capire meglio. Quello che invece intorno a me non vedo più, più nessuno ammette di poter essere in condizioni magari in quel momento di inadeguatezza. E poi ho detto che a questa vita io ho dato metà, a questo partito ho dato metà della mia vita, ho detto che finché rimane un profumo, un odore, ho detto perfino una puzza di radicale, io ci sarò, e che quando anche rimanessi io l'ultimo radicale vivente, ammesso che data la mia età io possa arrivare a una situazione del genere, ne avrei cercato un altro e saremmo già stati in due. E ho precisato che questo l'ho scritto 30 anni fa in un libercolo che qualcuno ancora si ricorda di aver visto. E che altro ho detto? Perché lo sto ripetendo, perché mi sono risentita stanotte, tornata a casa tardissimo dopo la questione della mozione che abbiamo buttato giù, appena tornata a casa non ho neanche preso fiato e mi sono andata a risentire, perché mi controllo sempre, dico forse ho sbagliato, posso correggere quello che ho detto, invece no, sono d'accordo, lo posso ripetere. Ho detto che ho parlato dei miei ragazzi, quelli che ho visto iscriversi al partito quando avevano 15 anni, Alessandro, il nipote di Dino Marafiotti, che mi sta venendo a prendere con la macchina, me la carrozzina, le stampelle, tutte le mie masserizie, che sta arrivando verso di noi e che io sto cercando di avviare a questo tipo di amore per questo partito, per questa baracca, che è quella di Marco Pannella, ma è quella di Emma Bonino, ma è quella di tanti compagni che hanno dato tanto, tanto, tanto a questo partito, che è un partito che non dà, riceve soltanto da noi, perché poi dopo rappresenta qualcosa di immenso, non per noi, ma per il resto della nazione. E spesso, da un po' di anni, per il resto del mondo, perché tante cose, guardate questa cosa della Siria che sta facendo Emma, questa è una cosa che segnerà la storia del mondo nel futuro. E qui allora mi risento parte di un'elite, perché c'è Emma, perché c'è Marco, perché ci sono tanti compagni. Niente, io mi dispiace di essere vecchia, perché mi rimane poco tempo per essere radicale. Grazie, Laura Arconti.